Avrete notato che al giorno d'oggi sempre meno prodotti si trovano in contenitori di vetro, mentre la maggior parte di questi articoli si trova in contenitori di plastica. Le bottiglie di plastica e i barattoli sono leggeri da trasportare e non lasciano frammenti di vetro da pulire. Molte bottiglie trasparenti e barattoli sono costituiti da un tipo di plastica chiamata polietilene tereflatato o PET. Un miscelatore automatico unisce le sfere di PET con scaglie di PET riciclate. La plastica rilavorata perde alcune delle sue proprietà, per questo il contenuto riciclato non può superare il 10%. Il PET passa dal miscelatore a una macchina con iniettori di plastica che riscalda le tubature fino a 315 gradi. Il materiale grezzo viene sciolto in plastica liquida densa e appiccicosa. La macchina poi lo spara ad alta pressione in uno stampo. Questo processo di formazione a iniezione dà vita a pezzi di plastica chiamati preforme, vale a dire prototipi di sagome che poi verranno trasformati in bottiglie o barattoli. Le sagome così formate si asciugano quasi all'istante grazie al sistema di raffreddamento inserito. Queste sagome ora stanno per diventare bottiglie per succhi di frutta pronte all'uso. Questa è un'altra macchina per stampi a iniezione plastica che utilizza lo stesso metodo per creare sagome di bottiglie da 1,5 litro e 2 litri. Quindi le sagome passano in una macchina che le riscalda, le allunga e le modella. In pochi secondi le scalda abbastanza da rendere malleabile la plastica. Poi inserisce una bacchetta per allungare la sagoma e contemporaneamente la modella con aria calda ad alta pressione. Questo costringe la sagoma in uno stampo a forma di bottiglia. All'interno della sagoma circola poi acqua fredda per raffreddare la plastica in brevissimo tempo. Questo macchinario produce 10.600 bottiglie all'ora, quindi il solo modo per capirne il funzionamento è al rallentatore. Un nastro trasportatore trasferisce le bottiglie al reparto di imballaggio. Prima di essere modellati, alcuni tipi di sagome passano attraverso un forno. Un addetto regola il livello di calore di ogni singolo forno a infrarossi, dosando più o meno calore nei diversi punti, andando a incidere sulla densità e sulla forma della plastica. Dal forno le sagome passano in un'altra macchina che le trasforma in barattoli, in questo caso per noccioline. Lo stesso processo avviene per i barattoli per il burro di arachidi. Dopo la formazione, la macchina raffredda la plastica all'istante, stabilizzando la sagoma. Dei campioni vengono prelevati ad intervalli irregolari per testarne la qualità. I tecnici misurano la densità della plastica ed eseguono un test di compressione per valutarne la robustezza. Vengono verificate le dimensioni e la capacità dei campioni e valutata la resistenza alla pressione nel vuoto, poiché spesso i contenitori vengono sigillati sotto vuoto dopo essere stati riempiti. Inoltre, alcuni modelli devono essere abbastanza forti da resistere alla pressione dei loro contenuti, come nel caso di bevande gassate. Il materiale riciclato utilizzato per creare queste bottiglie e barattoli non proviene da raccoglitori di plastica usata. Per motivi igienici, infatti, la fabbrica ricicla soltanto plastica nuova scartata dalle industrie. Infine, anche i contenitori ultimati sono riciclabili e di solito vengono riutilizzati sotto forma di altri prodotti di plastica.